Il 26, 27, 28 settembre, 7 e 8 ottobre a Fano si svolge l'ottava edizione di Una città da gustare. Quest'anno l'evento vuole incentrarsi e analizzare le molteplici problematiche che investono il mondo della ristorazione, dell'ospitalità e del turismo. Oggi qui alla Sala della Cultura la presentazione di questa iniziativa. Qual è il programma di questa edizione? Quest'anno i temi che andremo ad affrontare sono la ristorazione solidale, inclusiva ed etica. Avremo dei collegamenti e delle testimonianze con Nico Acampora e con diversi ristoratori del nostro territorio che porteranno la loro testimonianza, e soprattutto ci sarà un confronto con Luigi Franchi, che è direttore della rivista Sale Cucina, che ha fondato un paio di anni fa l'associazione Ristoranti a Modo, per cui si discuterà di un decalogo per poter rientrare in questa associazione che soprattutto sottolinea, diciamo, la dignità del lavoro delle persone nella ristorazione. Poi avremo un altro appuntamento importante, quello di venerdì 27, dove si discuterà dell'istruzione professionale. 170 scuole affronteranno già da quest'anno la riforma del 4+2 e quindi sarà un importante appuntamento dove molti dirigenti scolastici che presenzieranno diranno la loro sulla riforma. Ancora un importante incontro sul tema del pesce del mare Adriatico, con la collaborazione della Confraternita del Brodetto. All'Istituto Alberghiero di Pesaro Santa Marta incontreremo gli studenti del corso di cucina per parlare proprio del pesce del mare Adriatico e soprattutto di quello più indicato per un piatto tipicissimo di Fano, che è il brodetto alla fanese. L'ultima, diciamo, ma non meno importante aspetto di questa ottava edizione è quello che riguarda l'intelligenza artificiale, per cui la ristorazione e l'ospitalità alberghiera che hanno utilizzato, che utilizzano l'intelligenza artificiale, porteranno degli esempi su quelli che sono i risultati più o meno positivi o negativi. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alla Sala della Cultura in via Arco d'Augusto numero 81, tutti gli ingressi sono liberi e quindi gratuiti.